quelli con cui si metteva mia madre erano fenomeni da baraccone. Ma c'è stato un tizio che era una specie di drago. M'ha spiegato i motori. Reggi qui. Mamma però rovinò tutto. Continuava a parlargli del giorno del giudizio, gli diceva che io sarei diventato il capo del mondo. E allora quello ha tagliato la corda. Chiave a catena, prego. Tieni. Vorrei aver conosciuto mio padre. Lo vedrei. Sì, certo. Quando avrò 40 anni, più o meno. Tornando indietro nel tempo fino al 1984. Cavolo. Neanche è nato ancora. Roba da mal di testa. L'altro perno. Ah, tieni. Lui e la mamma sono stati insieme solo una notte. Credo che lei lo ami ancora. La vedo piangere certe volte. Lei nega, naturalmente. Dice che ha un bruscolo in un occhio. Perché piangete? Vuoi dire noi umani? Sì. Non lo so. Piangiamo quando qualcosa ci fa male. Il dolore causa pianto. Sì, anche, ma è diverso. È peggio quando non hai niente ma ti senti male lo stesso. Lo capisci? No. Cavolo, sei bravo! Non hai problema. Dammi il 5. Dai, metti la mano in questo modo. Ok, ora tocca a te. Dammi il 5. Fa la stessa cosa, fa come me. Ah, perfetto. Ok, adesso fa quest'altro. Dammi il 5 in alto. Un 5 in basso? Ah, sei lento. No, stavo scherzando. Proviamo ancora, dai, prova. Su, bravo. Ora tocca a me. Dammi il 5. Guardando John con quel robot, tutto mi divenne chiaro. Il Terminator non si sarebbe mai fermato. Non lo avrebbe mai lasciato. Né lo avrebbe mai fatto soffrire, né lo avrebbe sgridato, non lo avrebbe picchiato, né avrebbe trovato scuse per non stare con lui. Gli sarebbe sempre stato accanto e sarebbe stato pronto a morire per proteggerlo. Di tutti i padri putativi fin troppo umani che si erano avvicendati attraverso gli anni, questo robot sarebbe stato l'unico uomo giusto. In un mondo pazzo, era la scelta più sensata.